quello che è stato visto anche in una maniera, secondo me, non approfondita e che ha dato lo spazio a delle interpretazioni che addirittura hanno avuto queste evoluzioni giudiziarie, in realtà è stata la chiave importante per gli ACI, la chiave del successo, se mi posso permettere, perché l'accoglienza non può essere un albergo dove entrano ed escono, non può essere così. Tu devi, soprattutto nelle nostre realtà, quando finiscono i progetti, noi non ci possiamo permettere che le persone rimangano così in balia del nulla e che addirittura in alcune aree possono diventare manodopera per la criminalità organizzata, che è il vero problema dei nostri territori. Lei non ricollega necessariamente al momento politico attuale anche questa situazione? Io, come l'ho detto prima, devo essere istintivamente mi viene ad essere sempre leale. Le elezioni sono state il 4 marzo del 2018. Se io le ho detto che queste avversioni e questo spazio che si restringe è iniziato tanto prima. Questo però non significa che nella mia valutazione politica, dal 4 marzo in poi, da quando si è formato questo nuovo governo, c'è una preoccupazione in più, perché ovviamente le politiche dell'accoglienza oggi vanno in un'altra direzione, completamente all'opposto di quello che è stato l'orientamento anche politico di quello che è accaduto a Riace. Ci sono una visione della società e del mondo diametralmente opposta.